Una vittoria che sa di boccata di ossigeno, di sospiro, di sollievo dopo il preoccupante passo falso di Torre del Greco. Un successo che consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia anche e soprattutto per come è maturato. Il Foggia si gode ore di maggiore tranquillità. Il 3-2 rifilato al Monopoli nel derby andato in scena giovedì sera allo Zaccheria può rappresentare un punto di svolta nella stagione dei rossoneri capaci di imporsi su un avversario diretto nella lotta salvezza in una condizione di inferiorità numerica per l'ingenua espulsione rimediata da Silvestro a inizio ripresa. Prima la reazione all'iniziale svantaggio di Ardizzone con le reti messe a segno da Ercolani e Santaniello, poi la forza nel rimettere la testa avanti dopo il provvisorio pareggio di Viteritti con il guizzo del nuovo entrato Gagliano, tre colpi portati in consegna dal mercato di riparazione, tre gol che valgono altrettanti punti essenziali per rimettere un margine di quattro lunghezze tra i Satanelli e la zona play-out, la risposta ideale alle tante critiche piovute addosso alla squadra dopo la sconcia tanta prestazione offerta a Liguori qualche giorno prima. Adesso, come prossimo step, c'è da trovare quella continuità che fino a qui è mancata, a partire dall'altro confronto chiave di lunedì sera sul campo del Brindisi, che se vinto potrebbe proiettare Milico e compagni definitivamente all'esterno dalla bagarre per la permanenza nella categoria.